Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, bentornati, siamo in via Ferraris, buonasera. Ciao Marconi. Fabio, ciao. Lo vedete, è un po' accigliato perché siamo venuti in ritardo oggi. Perché c'è oltre mezz'ora di ritardo, lo dico. Professionalmente lo dica, io sono abituato alla a puntualità. Lavorare alla puntualità. Per me quarto d'ora di accademico, non c'è esiste. Neanche quello, no, quindi due quarto d'ora accademico. Massimo 5 minuti, cinque non minuti. Più, okay. Dopodiché sì. Ognuno prende i suoi la impegni sua strada. E quindi tu impara, o chi per te, imparate a rispettarli, perché è importante. Se no facciamo un SOS sugli orari in cui facciamo la trasmissione. Va bene, ma tu impara, quando dici un orario deve essere quello. Guarda, ti vedo un po' accigliato. No, è serietà. Senti, siamo in via Ferraris perché abbiamo raccolto delle. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni. Anche tu ricevi delle segnalazioni quando vai in giro, sì, perché ormai sì, ti riconoscono, sì, non sì. Più come ex vice sindaco. Bravo, ma come essere. Quello che rompe i coglioni. No, te hai questa parola che ogni settimana devi dire almeno in una puntata. Va bene, dai. Va bene. Comunque, più colorita, no? Più colorita. Siamo più l'idea. Alla Lebole. Tra l'altro è stato ritirato il ricorso, ma ne parliamo dopo. Si è sì. Ritirato il ricorso al TAR sì. Di alcuni commercianti sì. Che non erano contrari a questo progetto. Però qui che succede? Questa è la strada che poi porta anche al supermercato Ecospin. Sì. Che succede qui? Che la notte la strada è poco illuminata, quindi già è un'area degradata per l'ex Lebole. Più la notte è poco illuminata. No, a parte la notte è buia completamente, quindi qui avventurarsi diventa veramente un problema, perché siamo in periferia, quindi qui ci sono problematiche la notte. Poi con quest'area industriale qui completamente dismessa, dove tu ogni tanto trovi le siringhe perché ti piace trovarcele, e quindi è anche pericoloso poter viaggiare. Poi non ci sono marciapiedi, non c'è niente, quindi capisci che è veramente rischioso. E il problema è anche questo, che la superstrada di sopra corre parallela e i mezzi che passano logicamente passano con gli anabbaglianti, la maggior parte, proprio di più adesso qui c'è il semaforo, quindi si fermano e gli anabbaglianti logicamente riflettono verso il basso, quindi gli automobilisti che passano in questa strada si trovano in possibilità di vedere perché sono abbagliati continuamente dalle macchine che passano di sopra. Quindi non so, adesso sicuramente quest'area dopo il ritiro da parte dei commercianti del ricorso al TAR sicuramente partirà. So che qui verrà fatta una viabilità completamente diversa, verranno fuori quattro corsie, ci sarà una rotatoria per l'accesso sia al centro affari sia all'ex area Lebole, quindi eventualmente di tenere conto anche di questa cosa, perché altrimenti diventa veramente impossibile, perché questa qui è diventata una stradina ma veramente frequentata, perché permette di evitare tutto il raccordo e entrare in città tranquillamente attraverso l'area dello Spin. Vediamo un po' di sistemarla e di tenerne conto poi nell'ambito della ristrutturazione complessiva di tutta la viabilità. Intanto c'è un cartello che è volato per il vento che ancora si trova lì, vedi, dietro il guardrail, sì, sì, del sì, raccordo. Bene. Lo vediamo anche con il nostro Luca che ce lo fa vedere. E quindi insomma, come al solito, un po' di sciatteria anche di chi o lascia le cose così come stanno, diciamo, e che non l'hanno visto. Non l'hanno visto. Noi abbiamo gli occhi lunghi, allora. Diciamo che non l'hanno visto, dai. Comunque, insomma, sto cartello a bordo strada, vabbè, lo segnaliamo, lo mettiamo in aggiunta. Allora, chiaramente qui, secondo i piani, come dicevi, quindi anche questo problema che è buio, eccetera, dovrebbe essere superato. Intanto anche questo ricorso al TAR per l'area ex Lebole non c'è più, quindi di fatto no. Chissà perché è stato quindi, ritirato. Non lo so, c'è stato no, un accordo. Ci sarà stato un accordo fra le parti. A questo punto qui può partire la riqualificazione di tutta questa. Siamo veramente curiosi, anche se rispetto al primo progetto che si parlava anche di case, di zona residenziale, è stato un po' col tempo ridimensionato. Sì, esatto, esatto. Quindi sei il solito centro commerciale. Esatto, sono i piani. Vabbè, meglio di questo. Centro commerciale che c'entra sì, ad Arezzo. Sì. Meglio di questo, cioè, di sì, questa situazione. Questo è stato l'abbandono, logicamente sicuramente sì. Vediamo un po' cosa si riuscirà a tirar fuori in quest'area veramente, che veramente era il centro del lavoro della città di Arezzo, dai. Penso possiamo dire che quante le boline ci lavoravano. È il simbolo della decadenza di Arezzo, sotto certi aspetti. È stato il simbolo dello sviluppo di Arezzo e poi della decadenza. Bene, redazione @arezzotv.net se volete inviarci le vostre segnalazioni, ci rivediamo domani. Ciao.